siamo in via Storti, nel quartiere di San Lazzaro a Fano, dove sono iniziati i lavori di bonifica della rete dell'acquedotto appunto in questa zona. I lavori sono fatti da ASET in collaborazione con l'Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Fano e consistono nella sostituzione delle vecchie tubazioni posate 30-40 anni fa e con nuove tubazioni in ghisa sferoidale che sicuramente anche in prospettiva hanno la possibilità di evitare perdite magari non localizzabili, e sono quindi lavori importanti anche in un periodo particolare appunto dove il tema della salvaguardia della risorsa idrica è un tema molto importante. Sono fondi che sono stati stanziati nell'ambito di un progetto, di un quadro complessivo che prevede finanziamenti importanti per appunto la bonifica dell'acquedotto nel territorio del Comune di Fano, e hanno già riguardato sia il quartiere Vallato che il quartiere Poderino. E i lavori qui, oltre a questa via, continueranno nella zona intorno allo stadio e nella zona intorno all'ospedale Santa Croce, che appunto sono quartieri che necessitano di queste attività. La viabilità ovviamente è modificata e le modifiche sono ben visibili con della segnaletica temporanea posta appunto a margine del quartiere, del cantiere, e i lavori di ripristino, che inizialmente saranno provvisori e poi saranno definitivi, saranno fatti da ASESPA insieme al Comune di Fano, quindi anche per sistemare, nel caso ci fosse bisogno, alcune strade appunto di questi quartieri.